Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me
e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Bene.